Buonasera Gianmarco Cervi e benvenuti all'ultimo incontro di giornata per la Coppa dell'Università in campo Benfica e Santo Subito. Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco. Ricordiamo che in virtù del risultato del Trichis Castle il Santo Subito è già eliminato dalla competizione, gioca soltanto per l'onore. Dall'altra parte il Benfica ha ancora una possibilità di qualificarsi in caso di vittoria. Se non dovesse vincere, il Trichis Castle è automaticamente qualificato per le semifinali. Tolini la mette dentro per Niccolini, gol! Niccolini gol! Niccolini gol! Benfica 1, Santo Subito 0. Dopo 44 secondi il Benfica è già avanti. La firma è di Niccolini. Sulla sinistra serve Sala. Sala cerca di liberarsi per il destro. Il tocco per Machiavelli che va col destro, palla alta. Palla ragazzi! Dalla bandierina va Tocazian. Parte il cross di Tocazian. Il colpo di testa e il gol! Cattani gol! Benfica 2, Santo Subito 0. La firma di Cattani per il 2-0. Calcio d'angolo battuto splendidamente da Tocazian. Va in cielo Cattani e mette dentro 2-0. Sbaglia Bortolini, allora può ripartire Machiavelli in mezzo a due, palla per Sala, lo scambio ancora con Machiavelli. Machiavelli col mancino, palla fuori, grande azione del Santos, anche sfortunato in questo primo tempo. Però recupera il pallone il Santos, palla per Sala, spalle alla porta, il tocco per Marcello Machiavelli, va su Francesco, va col sinistro, gol! Machiavelli gol! Machiavelli gol! Benfica 2, Santo Subito 1. La firma di Francesco Machiavelli per il 2-1. Per il fratello salva Cattani molto bene. Torna però ancora Francesco Machiavelli. Serve Marcello, da lì può anche piazzarla. Va in porta gol! Machiavelli gol! Machiavelli gol! Benfica 2, Santo Subito 2. La firma di Marcello Machiavelli per il pareggio del Santos. Sbaglia Torti, allora Graci, dribbling secco di Graci su Marcello Machiavelli. Graci può anche calciare col destro, Graci, palla fuori non di molto. Pampolini, Pampolini, Pampolini gol! Pampolini gol! Pampolini gol! Benfica 2, Santo Subito 3. La firma, indovinate di chi? Appena entrato, al primo pallone toccato, Dario Pampolini. 3-2. Bortolini, Bortolini, in verticale per Aldeghi, Aldeghi la piazza! Grande risposta di Garavello, la prima emozione del secondo tempo. Ortolani, che va a rinviare a cercare Pampolini. Attenzione perché Pampolini uno contro uno, con il tacco geniale Pampolini per Giacomasso, una giocata fantastica di Pampolini. Marchi in verticale sul movimento di Aldeghi. Aldeghi la piazza, Garavello bravissimo. Poi Benedetti, gran risposta ancora di Garavello. Bortolini, palo clamoroso. E poi Garavello se la trova lì. Guzzardella, servito da Machiavelli. Guzzardella, dentro per Sala. La risposta di Tocazian. Marchi, attenzione Machiavelli, dentro per Sala, è solo Sala, palla sul fondo, grandissima occasione ancora per il Santo Subito per chiuderla definitivamente. Guzzardella, Machiavelli, va a calciare Machiavelli, gol! Machiavelli gol! Machiavelli gol! Benfica 2, Santo Subito 4, la firma di Machiavelli per la doppietta personale. Poi Graci, Benedetti, calcia Benedetti, gol! Benedetti gol, Benfica 3, Santo Subito 4, Benedetti prova a dare un senso agli ultimi due minuti. Siamo? Buonasera, siamo qua con i fratelli Machiavelli del Santo Subito. Santo Subito che ha sconfitto per 4-3 il Benfica in un match molto interessante. Eravate sotto per 2-0. Gran rimonta, alla fine siete andati a vincere. Purtroppo 3 punti che non servono perché a causa dello scontro diretto di settimana scorsa siete fuori. Prima domanda per Marcello, quanto rammarico c'è?
Ci dispiace perché volevamo passare il girone, ce lo meritavamo forse, purtroppo sapere già dopo una partita che eravamo fuori non è stato il massimo, comunque sì, abbiamo dato battaglia fino all'ultimo, abbiamo vinto questa partita, meritando un po' di sfortuna. Vediamo l'anno prossimo, perché non siamo stati contentissimi del regolamento del torneo, perché una qualificata su quattro un po' poche, però. Sì, forse può lavorare un po' su questa cosa. Francesco Machiavelli Junior, grande partita, gol del 2-1. Voglio rifarti la stessa domanda, però comunque cosa ne pensi anche te di questa storia, di quel fatto che comunque nonostante questa vittoria siete fuori, a mio giudizio non meritavate, perché comunque cioè siete una bella squadra, avete fatto bene fino adesso, purtroppo il regolamento è così. Parete sciagurata settimana scorsa, cos'è mancato settimana scorsa secondo te? Guarda, io settimana scorsa non c'ero, non posso commentare. Perfetto, grande domanda. Vabbè, te l'avranno raccontata, dai, il tuo giudizio. È andata molto di sfortuna, comunque, in quanto alla partita di oggi abbiamo giocato bene, ci siamo divertiti, questo è lo spirito del campionato. Va bene, ragazzi, vi ringrazio, grazie. Vi auguro un in bocca al lupo per l'anno prossimo. Magari torneremo, vediamo un po', perché ci dispiace. Comunque ci vediamo la prossima giornata, sarà un'amichevole, però vabbè. Ciao, grazie mille. Qui con Cattani del Benfica, è arrivata una sconfitta oggi dopo il pareggio di settimana scorsa, un punto in due gare un po' pochino, siete fuori, cosa è mancato fino adesso, come giudica la prestazione della squadra di oggi e di settimana scorsa? Allora, settimana scorsa non c'ero, quindi non posso dire niente, abbiamo preso gol due minuti oltre i 40 da quello che mi hanno raccontato, quindi sfiga. Oggi abbiamo perso, onestamente forse meritavamo di pareggiare dal mio punto di vista. Però dai, insomma, è andata così, finisce qua il torneo e vedremo l'anno prossimo. Se non ci lavoriamo la vedo dura, quindi ci vediamo l'anno prossimo. Allora, diciamo che siete partiti alla grande, 2 gol, 2-0, poi avete mollato clamorosamente a livello fisico, anche secondo me anche mentale. Cos'è successo? È sempre così, cioè noi tutte le partite abbiamo giocato finora, i primi tempi abbiamo sempre fatto molto bene, poi secondo i tempi caliamo, in più oggi c'è un'assenza non in... diciamo, esatto, non indifferente il portiere che mancava la volta scorsa, questa volta infatti Toccazian non è riuscito nell'intento di sostituirlo, come si è potuto vedere anche questa volta non ne ha presa una. Vabbè, ce la mettiamo via, lo ringraziamo. Se posso dire la mia, più Marchese di Toccazian, perché ne ha combinate parecchie anche Marchese nel primo tempo. Ma Marchese, il problema è che è il capitano, quindi certe cose non si possono dire. Si può dire niente, no, Marchese, no, giusto. No, cioè ci vuole rispetto nello spogliatoio, sennò le gerarchie qua dove andiamo. Hai perfettamente ragione, bella leccata questa. Esatto. Poi, ultima cosa. Esatto. Siamo contenti perché almeno ci guardiamo la Juve in Champions il mercoledì. E... Ah già, è vero, giusto, la domanda sul Mainz, il Mainz. Cosa ne pensate dei cugini del Mainz? Ho sentito che hanno perso anche oggi, quindi penso che il capitan Beci ce la pensi come noi, voglia vedersi la Juve il mercoledì, quindi sta facendo tutto per perdere, no? Quindi come al solito un po' di astio e veleno con i cugini del Mainz. Contro di loro, però alla fine loro hanno fatto il trofeo degli Atenei, voi la Coppa, non siete fuori entrambi. Con brillanti risultati però. No, il problema loro è che hanno Bignami in difesa che onestamente non si può vedere, cioè, per carità, noi lo volevamo mettere sotto contratto con noi, lui aveva preferito andare di là, se si diverte a perdere, buon per lui. Ne riparleremo l'anno prossimo, diciamo. Va bene, ti ringrazio, alla prossima.